Vorrei prima fare una riflessione. Pensiamo che sia possibile riconsiderare il cammino della spiritualità monoteista dal punto di vista del ridere? Perché si pone questo problema. Noi abbiamo la convinzione che parliamo di cose molto serie, seriose. A lungo il modo di relazionarsi con il divino è stato improntato al tremore, al timore, al senso di colpa, al senso di smarrimento davanti all'infinita potenza. Allora uno pensa che non ci sia spazio per il ridere o il sorridere, ma più che per il sorridere, per il ridere, che insomma sia irriverente, perfino blasfemo, tentare di ridefinire il rapporto con la trascendenza attraverso la risata, con tutto quello che si è verificato, con ciò che anche le relazioni col divino hanno prodotto in nome del divino, di catastrofi epocali, di violenze, di lutti. Eppure ci sono degli spunti sui quali noi possiamo riflettere per capire che è possibile ridefinire questo rapporto. Certo, è un azzardo, bisogna anche assumersi una responsabilità da questo punto di vista. Ora, io mi sono molto occupato di questo tema, rapsodicamente, io faccio il teatrante, non sono uno studioso, ma insomma mi sono occupato di questo tema perché nella tradizione ebraica, soprattutto in quella chassidica, che è il vertice dell'esperienza mistica anche degli ebrei, cioè il chassidismo ha portato un contributo di elevazione mistica, c'è un culto della narrazione paradossale, della narrazione umoristica, della narrazione comica. Ma quali agganci abbiamo nel grande scritto, quello, il libro più venduto di tutti i tempi, su questo tema? Allora, faccio un'altra premessa. Non so quanti di voi sappiano, ma credo che a questo punto si sappia un po' di più di quello che si sapeva fino a qualche lustro fa, che gli ebrei, secondo gli ebrei, Mosè sul monte Sinai ha ricevuto due Bibbie. Torah, si chiamano in ebraico Torah Shebichtav, la Torah che è scritta, quella che noi conosciamo, il Pentateuco, e Torah Shebealpei, Torah che è sulla bocca e che doveva rimanere tale, cioè la tradizione orale. Ed è a lungo rimasta tale fino a quando non c'è stato l'esilio babilonese. I maestri, vedendo che si era stati sradicati dal contesto in cui si era potuto perpetuare la tradizione orale, hanno pensato bene di, fra virgolette, trascrivere questa tradizione orale. E lo hanno fatto in una maniera, a mio parere, straordinaria e folgorante. Ne è uscito una sorta di libro, non libro, che si chiama Talmud. Il Talmud è composto di due parti, la Mishnah sono le norme, contronorme, sottonorme, eccetera, e poi le discussioni dei maestri riguardo a ogni aspetto del vivere, dal più spiritualmente intenso al più banale, come, non so, il risarcimento per la perdita di una pecora o per il danno di un'abitazione. Cioè, ci sono discussioni durate secoli e di qualche, forse, migliaio di maestri. E poi su queste discussioni
fra i maestri che hanno naturalmente raggiunto un punto fermo. Discuti, poi prendi una decisione. Però il Talmud, perlomeno a mia conoscenza modesta, è l'unico libro che accetti la propria rimessa in discussione, anzi la solleciti. Se voi andate in una yeshiva, in una casa di studio di ebrei ortodossi, potete vedere giovani, magari anche giovani anziani che discutono fra di loro animatissimamente, perché la discussione è una specie di conflitto di pensiero, si chiama machloket, la guerra del pensiero. E anche si può vedere un giovane studente o meno giovane che si fionda verso una delle pareti dove sono tutti i libri, dove ci sono tanti Talmud e anche libri di maestri, interpretazioni, controinterpretazioni, come posso dire, omelie, e si mettono a litigare con un maestro morto 1000 anni prima o 2000 anni prima. Fanno rissa con lui perché c'è una controversia di pensiero che non torna. Ora, secondo il maestro Adinsteinsatz, rabbino Adinsteinsatz, considerato il più grande studioso di Talmud vivente, lui considera le due parti, le due Torot, cioè Torah vuol dire insegnamento, in questo modo, dice, la parola scritta è la parola di Dio rivolta all'uomo. La Torah orale è la risposta dell'uomo a Dio e i due parlano lingue differenti, paradossalmente. E allora nella vastissima letteratura talmudica, il Talmud è composto anche una parte, oltre alle interpretazioni, per interpretare, come strumento di interpretazione c'è la narrazione, il Midrash. Sono dei racconti sapienziali che hanno valore di interpretazioni magari di un solo versetto della Torah. Allora intanto dai Midrashim noi impariamo qualcosa di estremamente prezioso. Per esempio, c'è un Midrash che racconta di un re che si invaghì perdutamente di una serva, di una schiava. E allora chiamò il soprastante degli schiavi e disse: io voglio sposare questa donna. E stilerò un contratto matrimoniale. Voi sapete che nell'ebraismo c'è questa cosa che si chiama ketubah. È un contratto, si contrae qualcosa, degli impegni quando ci si sposa, non è un matrimonio per allegria, cioè matrimonio è una cosa seria. Allora io, e tu che sei soprastante, farai la sua parte, sottoscriverai questo contratto e così ci sarà il matrimonio. Viene fatto il matrimonio che dura giorni, settimane, feste, una cosa straordinaria, gioisce tutto il popolo, cioè veramente una cosa meravigliosa. E poi finiscono le feste, passa un po' di tempo, quando il re coglie la moglie ex schiava a fare atti vergognosi, osceni con i cortigiani di infimo livello. Allora il re diventa pazzo dalla furia e chiama il soprastante e dice: io ripudio questa donna e la ucciderò. E il soprastante, con aria piuttosto sfrontata, dice: beh, maestà, che storia è questa? Non sarebbe a dire, dice il re, quella porca fa oscenità di ogni sorta con i peggiori figuri della mia corte. E allora il soprastante dice: maestà, non sapevi dove prendevi questa donna? Cosa ti aspettavi da lei dopo 3 mesi? È nata nella promiscuità, è vissuta nel degrado della condizione di schiava. Che cosa ti aspettavi da lei? Il re rimane stupefatto, ma essendo uomo, diciamo, saggio,
dice: cosa vuoi dire che la devo riprendere? E penso proprio di sì, maestra. Io penso che tu la debba riprendere. Allora il re ci pensa su e poi capisce che il soprastante ha una ragione molto forte. Dice: va bene, la riprenderò, ma scriverai tu il nuovo contratto. Io mi limiterò ad approvarlo con un cenno della testa. Questo sembra che sia stato il dialogo fra Mosè e il Padre Eterno dopo il vitello d'oro. Il re, Santo Benedetto, aveva preso come sua sposa il popolo di Israele, gli ebrei. Cioè. Aveva preso questo coacervo di sbandati male in arnese. E qui secondo me c'è già uno spunto travolgentemente umoristico, perché questo famoso popolo eletto, diciamoci la verità, non aveva niente di eleggibile. Questa è la descrizione, riportata vi abbraccio da me, che fa del popolo ebraico, cioè degli ebrei, quelli che seguirono Mosè, il grande rabbino Chaim Potok, che forse molti di voi conoscono come scrittore, è stato uno dei più grandi rabbini dell'ebraismo americano, direttore del Jewish Seminary di New York. Insomma, lui li definisce così: erano una massa di sbandati asiatici piagnucolosi e male in arnese, ed erano israeliti discendenti di Giacobbe, accadi, ittiti, mesopotamici, transfughi egizi, ma soprattutto molti habiru. La parola habiru proto-sinaitica indicava al tempo il delinquente a vario titolo, cioè ladri, contrabbandieri, ruffiani, forse assassini. Cioè gli ebrei erano la schiuma della terra, l'infimo dell'infimo proprio, erano gli ultimi, schiavi, eccetera, stranieri, cioè, tutto questo. E questa massa di sbandati seguirà il profeta balbuziente Mosè. Spero che tutti voi sappiate che Mosè era afflitto da una fortissima balbuzie. È lui stesso che lo dice, proprio nella scena del roveto ardente. Sono lento di lingua e di parola, sono incirconciso nelle labbra. Allora seguono questo profeta singolarissimo, il più grande in Israele, ci viene detto. Quindi l'elezione ebraica non è un'elezione perché sei eletto, e qui si determinerà in futuro il grande conflitto, la violenza nazista, che non, perché i tedeschi erano la razza padrona, quindi si sentivano eletti per superiorità. Come potevano non odiare quelli che io mi permetterò, con un termine un po' irriverente, di chiamare gli eletti per sfiga? Perché gli ebrei dissero al mondo: noi siamo la schifezza della schifezza, per questo siamo eletti. È una rivoluzione impressionante l'elezione dal basso, che ha naturalmente il sapore di un raggiro, di una presa in giro. Come? Ma voi fate schifo, guardatevi cosa siete adesso, voi siete... Sì, non poteva che essere così per guidare la grande rivoluzione monoteista, perché l'elezione dal basso garantisce di essere universale. Dal basso si sale. Diciamo che quello che sta in alto in questa elezione è l'ultimo a essere coinvolto nell'elezione. Quindi è il Midrash ci dice, con questo raccontino che ha appunto uno spunto paradossale, che loro ricevettero questa famosa legge. Loro, io la dico da agnostico quale sono, loro colonizzarono il cielo incontrando, mettendo questo Dio, non so cosa dire, a seconda di come uno creda. Naturalmente il credente dice: no, l'Eterno è esistito sempre. Grande intuizione dei protestanti nell'aver scelto questa parola per definire
il tetragramma ebraico che non è pronunciabile. Se chiamarlo Yahweh è come dire Pippo, cioè non ha nessun senso. È il nome ineffabile dell'Eterno. Allora uno dice sì, è esistito sempre, preesiste a tutto, alla creazione, e quindi, oppure per quelli che invece non sono credenti, bene, è stato un processo per affermare un progetto straordinario, una redenzione dal basso che redimerà tutta l'umanità, e l'umanità avendo un solo padre e madre, perché il divino anche nell'ebraismo è maschile e femminile, la sua Shekinah è la sua dimensione femminile, e dunque gli uomini sono tutti uguali. Questo spezza lo scettro dei tiranni. Allora vediamo, ma questo Padre Eterno com'è? Non lo sapremo mai, cioè, io non sono uno certo che mi permetto di descrivere o di tentare di attribuire caratteristiche al Padre Eterno. Le caratteristiche attribuite gli tendono a naufragare in una contraddizione insanabile. È buono, è misericordioso fino alla millesima generazione, lento all'ira, però poi insomma i fatti della vita e i fatti travagliatissimi dell'umanità sembrano smentire questa definizione. Ma vediamo di trarre qualche possibile suggestione dalla scrittura. Nel Bereshit Rabbah, commentario talmudico alla Genesi, i maestri si domandano cosa faceva il Santo Benedetto prima di creare il nostro mondo. La loro risposta è: creava mondi e li distruggeva. Perché? E qui siamo già a una dimensione interessante. Perché non era cosa di schioccare le dita a fare un mondo, era un atto di rischio. E come tutti gli atti, un atto d'amore, diciamo, e come tutti gli atti d'amore, è un atto di rischio. Non può essere così semplicemente schioccare le dita, nasce un mondo. C'era un travaglio. Ritroveremo questo. L'Eterno stesso che parla del travaglio nel libro di Giobbe. Nella conclusione del libro di Giobbe, il Padre Eterno sembra, quando il povero Giobbe chiede ragione delle sue disgrazie, uno che non ha fatto niente, gli arrivano tutte le disgrazie, le malattie possibili e immaginabili, muoiono i figli, e lui alla fine, Giobbe non è l'uomo della pazienza, Giobbe è l'uomo della bestemmia, non della pazienza. Tira delle bestemmie paurose. La prima volta, quando perde gli armenti, i figli, le cose, cioè ciò che ha una materialità, si mette la cera in testa, Dio ha dato, Dio ha tolto. Ma quando gli arrivano le malattie che gli manda Satana, lui usa delle espressioni terribili nei confronti del cielo, nei confronti dell'Eterno, che scende a dire: va bene, sei il giudice dell'Eterno, giudicami. E quando Giobbe Abba china la testa di fronte alla maestà dell'Eterno, il Padre Eterno comincia a dire: ma dove eri tu quando io facevo il mondo? Come se questo fosse colpa del povero Giobbe. Comunque, insomma, questo è tutto un discorso molto, molto pericoloso, siamo su un crinale di abisso. Ma insomma, i maestri dicono, allora lui creava un mondo, c'erano troppi quark, allora lo disfaceva, c'erano troppi buchi neri, allora questo, gli animali non andavano bene, erano degli specie di ircocervi, animali borghesiani, allora bisognava rifare, fino che al 27°, 28° tentativo arriva al nostro mondo. E cosa fa il Santo Benedetto secondo i nostri maestri? Sospira profondamente, cioè un sospiro di, come dire, di struggimento, e pronuncia queste due parole ebraiche, Halevai Sheyamod, che vogliono dire purché tenga. Allora vedete, c'è già un'origine umoristica nel Santo Benedetto. Non è quello che noi ci siamo raccontati, non è quel Dio dispensatore di premi, castighi, che i chierici con i quali ci hanno
dato notti di incubo quando eravamo bambini e anche dopo, che ci è voluto Sigmund Freud per farci riprendere un po'. Ma insomma, forse è affascinante che noi riattiviamo, e molti teologi lo fanno, riattiviamo un processo di ridefinizione di ciò che abbiamo molto creduto, che è stato dato per scontato dai, e qui non sono più gli uomini di fede, non mi ricordo quale grandissimo uomo di fede abbia detto questa frase che dice: l'unico modo di credere in Dio è di dubitarne. Allora, e anche il grandissimo filosofo e maestro dell'ebraismo Levinas dice una cosa che in uno degli scritti più folgoranti suoi, come postfazione a un librino di sconvolgente valore che si intitola Yosser HaKover si rivolge a Dio, Levinas dice che se non si passa dalla stazione dell'ateismo non si può accedere al monoteismo, perché il divino del monoteismo è oltre l'ateismo, non è al di qua, è al di là. Va bene, e dunque, insomma, questo a me piace moltissimo, questo divino perplesso sulla creazione, del resto ne aveva ben donde, perché l'opera vertice della creazione è quel famoso essere umano che siamo noi. La storia dell'umanità, peggio di come è cominciata, non poteva cominciare. Chi sono i primi due uomini sulla terra secondo la narrazione biblica? Non Adamo ed Eva. Adamo ed Eva li ha fatti l'Eterno, quindi Adamo è un robot, è un golem, l'ha formato, poi gli ha insufflato lo spirito, l'intelligenza e queste cose. E Eva è opera di uno straordinario, artificio. E anche qui c'è un punto sul quale possiamo capire alcune cose di ciò che ha influenzato la nostra umanità. Il ruolo e la posizione della donna. Io credo che tutti i guai, tutti i razzismi, tutte le violenze nascano proprio dall'interpretazione perversa e maschilista della posizione della donna. Guardate, non ci pensa nessuno. Qual è l'ultimo essere nella creazione ad essere creato? Eva. Siccome la creazione procede dall'organismo più semplice al più complesso, è chiaro che Eva è la più complessa nella creazione. Non è subordinata, al contrario. A parte che l'espressione ebraica, quando Eva viene creata, non viene creata a fianco, in subordine. L'espressione ebraica è kenegdo, come contro. La donna è messa di fronte all'uomo per un rapporto dialettico. E chi, come me, ha sposato una donna con una relazione forte, sa quanto devi sudare per quel confronto. Altro che subordine. Il comandante in capo di casa mia è mia moglie. E non c'è ombra di dubbio, ma non nel senso negativo da barzelletta, nel senso che lei sa molto più di me. E allora questa subordinazione, escludendo la donna dalla spiritualità, dalla preghiera, secondo me è all'origine di tutte le pestilenze di discriminazione successive. L'antisemitismo e la misoginia si accompagnano. Questo vale anche per l'omofobia, sempre da lì, sempre da lì. Eppure la donna è stata creata secondo due narrazioni. La prima è unitaria, creò l'essere umano, maschio e femmina li creò, uno, sono due aspetti dell'essere umano. Poi la seconda narrazione è quella della cosiddetta costola, che in ebraico credo che sia fianco, perché il Santo Benedetto ha creato la parte femminile dopo quella maschile, perché se avesse creato prima la parte femminile, lui sapeva che avrebbe dovuto ascoltare i consigli della parte femminile per creare il maschio.
e ci voleva pensare da sé. Cioè, ve lo immaginate voi, Eva, che gli dice: ma cosa stai facendo? Ma cosa hai fatto lì? Cosa hai fatto qui? Allora, sappiatelo, nella tradizione hassidica si dice una cosa che trovo meravigliosa a proposito della madre. La madre è il vicario dell'Eterno sulla terra, perché il povero Eterno non poteva mica stare dappertutto. Quindi c'è questo procedere in modo, ecco, riguardare con uno sguardo umoristico ci può indirizzare verso una delle possibilità. Io non dico che sia l'unica delle possibilità, è quella che personalmente preferisco. Poi arrivano i due primi esseri umani che sono nati come noi, da ventre materno, dal congiungimento carnale di maschio e di femmina, e poi naturalmente da quel miracolo che si chiama la procreazione, il parto, eccetera. E questi due figli devono cominciare a strutturare l'umanità. E cosa fanno invece? Si sciarriano, come si dice in siciliano. Litigano come matti finché uno ammazza l'altro. Ditemi se non poteva cominciare peggio di così la storia dell'umanità. Ma è ancora un po' peggio. Perché il fratricida? Io non credo che Caino fosse cattivo. Semplicemente non sapeva accogliere l'altro, aveva problemi con l'alterità, che è il grande problema dell'umanità ancora oggi. Caino non regge la presenza, perché Caino è il primogenito, e quello bisogna anche cercare di capirlo. Insomma, lui nasce, allora c'è papà, mamma, il santo benedetto che veglia, e tutto il mondo è per lui, e arriva il rompipalle del secondo genito, quello che ti porta via spazio, che chiede di essere, e tu per accogliere devi farti indietro. E questo che non regge, come non regge l'umanità, fa una fatica disumana. E quindi la storia comincia davvero malino. Tanto è vero che questa umanità arriverà poi al diluvio universale. È un'umanità che diciamo ha l'imprinting della violenza, è tremendo. E va bene, succede. Ma ancora Caino rappresenta l'umanità nella maniera più lancinante. Perché cosa fa Caino dopo aver ammazzato suo fratello Abele? Si nasconde. E quando il Padre Eterno lo stana, ovviamente, perché il Padre Eterno è, e gli dice: dov'è tuo fratello Abele? Cosa risponde? Guardate che avere la faccia come il culo più di Caino è difficile. Sono forse io il custode di mio fratello Abele? Allora tu ti aspetti che il Padre Eterno lo fulmini con uno zotero, abbiamo finito. Ma guardate, questa storia di Caino mi ricorda una storia veramente deliziosa. Un giovane ebreo viene processato per parricidio e matricidio e gli danno il massimo della pena. E quando tocca a lui prendere la parola a qualcosa e dire la sua discolpa, lui dice: signor giudice, non potete darmi il massimo della pena, perché se è giustizia questa, io ce l'ho diritto alle attenuanti, e sentiamo quali sarebbero. Sono un povero orfano. Allora voi capite, Caino reagisce così: sono forse il custode di mio fratello Abele? E su chi investe il Padre Eterno per costruire l'umanità? Proprio su di lui. Ecco quel speriamo che tenga. Accidenti, l'ho fatta grossa, perché nella provocazione di Caino c'è qualcosa insieme di umoristico e insieme di provocatorio. E come dire, ah, la fate facile voi, gettate la colpa su Caino e avete risolto il vostro problema. Ma sono colpevole solo io? Chi mi aveva insegnato a cogliere? Com'era questa storia? Cioè, c'è un... E allora, infatti, l'Eterno manda Caino libero sulla terra a vivere, e minaccia: chiunque osi toccare Caino sarà punito 7 volte per quello che ha fatto. Insomma, come un maledetto assassino gli possiamo dare 2 pedate nel sedere? No, no. Allora nasce l'umanità cainide, perché dopo si dice: sì, sono nati altri figli, ce la possiamo raccontare come vogliamo, ma è che noi siamo un'umanità cainide, e se mi è permesso dirlo,
si vede. Si vede. Allora ecco che c'è questo prima procedere con la capacità di andare oltre la rigidità delle norme. L'omicidio deve essere punito. E invece no. Giustamente coloro che sono contro la pena di morte, fra i quali io mi annovero, io sono anche contrario all'ergastolo, usano questo. Nessuno tocchi Caino. Ora, dove altro nel nostro procedere troviamo il riso e possiamo dire che il riso apre una delle linee fondative del monoteismo ebraico? Non è solo proprio c'è una fondazione, c'è un'origine che nasce dalla fragorosa risata e che lo stesso Santo Benedetto ha raccogliere per lanciare il futuro. Da dove viene questa risata? Allora, voi sapete la storia di Abramo. Abramo e Sara, il patriarca, la matriarca, c'è il figlio che Abramo ha da Hagar, la serva, e invece Sara è sterile. Sterile, non c'è verso. Ma a un certo punto Sara naturalmente ha avuto tutti i suoi dispiaceri, i suoi pianti, si è rivolta all'Eterno. Ma a un certo punto, proprio quando Abramo ha quasi 100 anni e Sara 90, l'Eterno annuncia ad Abramo che avrà un figlio da sua moglie Sara. Come reagisce Abramo? Si scompiscia dalle risate. Si butta per terra e ride come un pazzo. Io, 100 anni, lei 90, sterile, le regole se ne sono andate da quel tempo, avremo un figlio, gli faremo la circoncisione, ride proprio scompostamente. E l'Eterno in quel momento gli dice: e lo chiamerai Isacco. Bene, Isacco, per noi che cos'è? Un nome desueto, poco usato, un po' da canzoncina napoletana come Isaia, dove sta Zazà. E qui si capisce perché tu non puoi studiare le scritture se non nella loro lingua originaria o più vicina. Perché in ebraico Yitzhak, che vuol dire Isacco, è il futuro del verbo Tzachak, che vuol dire ridere. Isacco significa letteralmente riderà. Riderà, proprio, è proprio il verbo al futuro. Allora, chi è Isacco? È il primo ebreo di nascita. Sara e Abramo sono due ex pagani che si sono poi mossi verso il monoteismo. Ma Isacco no. Isacco nasce da due che hanno fatto la conversione. Ecco perché all'ebraismo ci si può convertire, contrariamente a quello che molti credono. Tra i nostri maestri più venerati c'è un generale romano convertito all'ebraismo, nipote di Tito, si chiamava Onkelos. Quindi ci si può convertire, anche se la conversione è seria, sono 10-12 anni di duro lavoro. Allora lui nasce ebreo, è il primo ebreo di nascita, è colui che darà vita al ceppo ebraico e si chiama Riderà. L'origine del ceppo ebraico è riderà. Ma prosegue questa cosa meravigliosa, perché arrivano poi in un altro episodio degli arcangeli travestiti da viandanti, proprio dopo che Abramo è stato circonciso, si trova presso la quercia di Mamre e sta cercando di recuperare energie col sole, perché immaginatevi cosa poteva essere una circoncisione. Infatti i malevoli dicono che si trattò di intervento alla prostata, ma insomma faremo fede al patriarca. E lui è lì in contatto con l'Eterno, perché è il momento del patto, della circoncisione, patto quanto mai significativo perché, diciamo, fra le altre cose è l'antitesi del priapismo, la dialettica del fallo che emerge dal prepuzio ti vedo, non ti vedo, passa dal pisello al cervello con la circoncisione. E allora in quel momento solennissimo arrivano i tre viandanti e
Abramo serenamente lascia il Padre Eterno in stand-by e va a cogliere i viandanti, perché sa che ritroverà l'Eterno nel viandante. Lo straniero porta il divino. Questo è fuori discussione. E si prosterna davanti a loro, dice: accettate la mia ospitalità. Per Abramo era onore accogliere qualsiasi viandante. La sua tenda era aperta sui quattro lati. Prega loro di accettare il suo cibo, eccetera. E loro accettano, vanno verso la, diciamo, la tenda, e uno dice a Sara: avrai un figlio da tuo marito Abramo. E Sara dentro di sé ride. E cosa fai? Gli dice: ridi? No, non ridere. Si scarnisce, ovviamente, una signora. No, lascia stare. Ti ho visto, hai riso. E si chiude l'episodio. Sarà poi successivamente Sara stessa, quando diventerà gravida, a dire a se stessa, com'è il versetto preciso, se non ricordo male, Vayomer sarà Tzochek li Elohim kol hashomea Yitzhak. Allora disse Sara, l'Eterno, il Santo Benedetto, mi ha fatto un ridere. Tutti quelli che udiranno rideranno. Allora, ciò che nella tradizione, nella spiritualità cristiana è il parto miracoloso di Maria Vergine, è anticipato 1500 anni prima da questo parto miracoloso, solo che lo scenario è completamente diverso. Uno è soffuso di grazia, Maria è una giovinetta proprio e tutto è in una purezza sfolgorante. Nell'ebraico c'è una risata sgangherata. Il riso porta al miracolo. Il grande rabbino Mark Alain Waknin, grande cultore anche dell'umorismo ebraico, ha scritto due libri esemplari che si intitolano La Bible de l'humour juif, capitolo 1, capitolo 2. Dice questo: l'identité juive c'est un éclat de rire. L'identità ebraica è uno scoppio di risa. Dunque, la dimensione del ridere ha un altissimo valore spirituale. Perché la risata in questo senso, dobbiamo distinguere molto questo ridere ebraico dalla irrisione e dalla derisione, o dallo stupidario televisivo che tutti devono ridere, non si capisce mai perché. Ma insomma, è un ridere che nasce da uno stupore che apre le sinapsi della risata, ma questa risata è per fare pensare. L'Eterno comunica ai due che non c'è nulla di impossibile, perché forse Isacco non è un figlio, è un progetto, ma non c'è nulla di impossibile se tu hai lo strumento per capire e andare al di là della banale logica formale o della banale evidenza. Del 2 più 2 fa 4. Perlomeno, vedete, per accedere a questa dimensione bisogna passare dalla dimensione paranoide, di quello che dice, insomma, per una persona normale 2 più 2 fa 4, per un paranoico 2 più 2 fa 4, ma gli dà un terribile fastidio. Vuole andare oltre questa evidenza che lo schiaccia. Allora dobbiamo capire che questo ridere è un ridere che accende forme di pensiero non previste. Per questo io sono diventato pian piano cultore della storiella ebraica, perché in alcune storielle ebraiche c'è una sintesi così folgorante di una dimensione della realtà che permette di immaginare un piano altro. Per esempio, di fronte al cul-de-sac della violenza, che questo è uno dei grandi problemi ancora dell'umanità. Noi non sappiamo come
affrontare la violenza. Non è la repressione giudiziaria che ci libererà dalla violenza. Cioè, svolge il suo ruolo, cioè un uomo che ha commesso un reato deve essere condannato, ma non è quello. Cioè, finché la violenza non viene trasformata in altro da sé, sfruttando quell'energia. Allora la storiella ebraica ha uno degli suoi scopi è, per esempio, sconfiggere la violenza illuminando un piano terzo che è fuori dal previsto. Vi racconto una delle classiche. Un nazista dice a un ebreo: se il mondo va in rovina è colpa degli ebrei. L'ebreo dice: guardi, io sono completamente d'accordo con lei, la colpa degli ebrei è dei corridori ciclisti. Il nazista: perché dei corridori ciclisti? E l'ebreo: perché degli ebrei? Cioè spostare, non dire no, non è vero, perché io qua, là, no, su, giù, no, non ottieni niente. Devi avere la capacità di immaginare altre dimensioni, impreviste. Ora arriviamo a quel famoso Midrash che è stato annunciato sulla brochure. Questo Midrash è veramente impressionante, io non so come i maestri siano arrivati a questo tale livello di libertà, pur essendo dei super devoti, per loro la maestà dell'Eterno era fuori discussione. Però questo Midrash racconta di questa storia. Nell'epoca del ebraismo talmudico babilonese, alcuni maestri discutono di un punto della legge, no? Il punto, quale sia la controversia non ha importanza, ma le modalità in cui si svolge. Allora, a un certo punto, uno dei maestri, Rabbi Eliezer, che era considerato il più grande in Israele, si diceva: se mette Rabbi Eliezer sul piatto di una bilancia e gli altri maestri sull'altro piatto, pende ancora a favore di Rabbi Eliezer, immaginate. Dice: basta con sta discussione oziosa e inutile, il punto di vista sulla questione giusto è quello mio. Non ci credete? Indica un carrubo che si sradica e vola per 400 metri. Gli altri maestri dicono: Rabbi Eliezer, sei veramente un prestidigitatore esemplare, sei un illusionista fantastico, ma non ci servono questi miracoli d'accatto. Qua la regola è che si discute e si vota a maggioranza. Riprende la discussione. Una settimana, due settimane, nuovo Rabbi Eliezer esasperato. Siete una banda di zucconi, no? Ma intanto ho ragione io, perché volete perdere il vostro e il mio tempo? Guardate, indica un corso d'acqua che cambia la direzione, la corrente risale da valle a monte. Io dico: accidenti Rabbi Eliezer, ma non sei solo un illusionista, c'è dell'altro, complimenti, ma qui si discute. Siedi e riprendi la discussione. Riprende, due, tre settimane, di nuovo Rabbi Eliezer proprio scoppia e dice: razza di testoni, ve lo faccio vedere io. Indica le mura della sinagoga, della casa di studio dove stanno discutendo, e le mura cominciano a crollare. Allora si alza uno dei maestri piuttosto collerico e gli urla in faccia: Rabbi Eliezer, cosa c'entrano i muri della sinagoga se i maestri discutono di legge? Allora succede una cosa fantastica. Per rispetto di Rabbi Eliezer, i muri sono un po' crollati, ma per rispetto di Rabbi Irimia non sono crollati del tutto, miracolo dialettico. Le mura ballonzolano in attesa degli sviluppi. Riprende la discussione fino a che alla fine, come si dice nel bridge, Rabbi Eliezer gioca il grande slam e dice: chiamo il cielo a testimonianza della mia ragione. Dice il Midrash: si aprono le volte celesti, si sente una voce del cielo che dice: ma insomma, povero Rabbi Eliezer, basta, davvero il punto di vista giusto sulla questione è il suo. Rabbi Irimia si alza, comincia a correre intorno e urla un versetto del Deuteronomio: lo bashamaim, non sta nei cieli. Allora qui finisce la narrazione e comincia l'interpretazione. Cosa sta a dire Rabbi Irimia? Che la Torah è stata data agli uomini per gli uomini. Dobbiamo ascoltare voci celesti qui. Ci sono i principi che regolano queste cose.
libera discussione, voto della maggioranza. E allora, prosegue il Midrash, accadde che una volta un altro dei rabbini presenti, forse Rabbi Yehuda, incontrò il profeta Elia. Sapete che il profeta Elia è sceso al cielo col carro di fuoco, sta sempre lì col Padre Eterno. E allora ogni tanto scende per vedere se è tempo di Messia. Se è tempo di Messia. E incontra, Rabbi Yehuda lo vede travestito da mendicante, gli si avvicina dandogli mezza spalla per non imbarazzarlo. Dice: ricordi Elia la discussione che abbiamo fatto quando Rabbi mi ha detto i numeri contro Rabbi? Sì. Senti, ma dillo a me, non andrò in giro a raccontarlo. Cosa ha fatto Dio? Dio è scoppiato a ridere, ha detto: i miei figli mi hanno sconfitto, i miei figli mi hanno sconfitto. Allora noi ci troviamo qui di fronte a un Dio che ride di se stesso per la goffaggine divina, per avere fatto un'intrusione indebita in questioni fra uomini. Perché c'è un patto qui. Questa è la grandezza del monoteismo ebraico. Non c'è una sottomissione. C'è un patto, anzi due. Il primo è il Brit Noach, il patto che Dio stabilisce con Noè dopo il diluvio universale, che è non solo per gli uomini. Io stabilisco il mio patto con tutte le creature viventi. Uomini, animali, piante. E il patto è quello dell'arcobaleno, e l'Eterno non manderà più un altro diluvio universale. Si impegna. Secondo me non è stato tanto per il fatto, ma quanto perché ha constatato la totale inutilità del primo, se posso permettere. Allora, quindi anche l'Eterno si deve attenere al patto perché ha contratto un patto. L'uomo è partner della creazione, non è suddito. È partner, tanto è vero che l'Eterno fa nominare la creazione ad Adamo, è lui che dà nome. Dare nome significa dare identità. Allora questa partnership fra due contraenti rispetta, c'è il rispetto del patto. Non è che il Padre Eterno può dire: sì, vi ho dato la Torah, però adesso scusate, mi sono sbagliato, non vale più. No, non lo può fare. Infatti i maestri cabalisti dicono che l'Eterno, dopo aver compiuto la creazione, si è contratto in uno spazio altro. La contrazione è chiamata Tzimtzum. L'Eterno è imploso in sé altrove. Potremmo scatenarci su questa sua implosione. Ma per capire quanto sia significativa, c'è una narrazione islamica che spiega anche molto di quello che è il compito dell'ebreo, cioè raddrizzare lo storso, rammendare l'infranto. Si chiama Tikkun Olam. Noi non siamo solamente qui, dobbiamo mettere a posto le cose che non vanno. Questa narrazione è così: tre fratelli musulmani molto devoti ricevono un'eredità folle dal padre. Allora, siccome sono timorati di Dio, vanno dall'imam, uomo sapientissimo, per fare la divisione dell'eredità, non vogliono litigare. E allora dicono: imam, consigliaci tu, noi ci atterremo alla tua decisione, perché tu interpreti la volontà di Allah. E allora l'imam dice: volete dividere secondo legge umana o secondo legge divina? I tre fratelli non hanno un dubbio: secondo legge divina, noi siamo timorati di Allah. L'imam fa una smorfia dolorosa e dice: vi prego, andate a ripensarci per un mese. Vanno, torno, di nuovo, stessa domanda, stessa risposta. Per 10-11 mesi va avanti così. E i tre fratelli si esasperano. Noi ti dobbiamo rispetto, sei un uomo saggio, sei interprete di Allah, ma basta, siamo esasperati. Va bene, dice l'imam, porrò per l'ultima volta la domanda. La divisione dell'eredità deve avvenire secondo legge umana o divina? E di nuovo i tre fratelli dicono: secondo legge divina. E l'imam, con uno sguardo veramente di profondo dolore, dice: sia come volete. Allora Ibrahim, tu avrai il 90% dell'eredità. Mustafa, tu avrai il 10%. E tu, Muhammad, diletto figlio, non avrai niente di niente, perché così fa l'Eterno.
E non è vero. E non è vero che uno lo fa bello, ricco. Magari scemo, però bello, ricco. E un altro lo fa povero, disperato. Non è così che accade. Allora il compito dell'uomo è raddrizzare questo. C'è qualcosa di iniquo nella creazione del mondo, perché vi dice, alle vai, scegliamo, speriamo che tenga. Tiene, ma c'ha problemi grossi. Il paziente va assistito e sarebbe compito nostro. L'uomo è stato creato per raddrizzare lo storto, per rammendare l'infranto. E l'umorismo è una poderosa arma per questo. Guardate, vi voglio raccontare questa storiella che io amo molto. Arriva il Messia degli ebrei a Odessa. Immaginatevi, tutti gli ebrei di Odessa, Odessa è stata una città ebraica, metà dei suoi abitanti erano ebrei fino allo sterminio dei fascisti di Antonescu. Era veramente una città cui segno ebraico, poi l'umorismo odessita è il più grande umorismo, sono i napoletani dell'umorismo ebraico gli odessi. Bene, allora arriva il Messia, tutti, immagina, c'è tamburi, trombe, violini, tutti corrono una cosa, ma c'è un solo ebreo che è il contabile Moishe Lipinski che sta facendo i conti e non va con tutti gli altri. Allora arriva, vedono Moishe Lipinski, corrono, e lui è lì con gli occhialini al naso. Moishe Lipinski, sei pazzo, è arrivato il Messia, Moshiach Rabbeinu, abbiamo aspettato, non puoi non esserci, dobbiamo esserci tutti, se no non si potrà compiere. Vengo, vai, vai, ce l'ho di finire il mio, ce l'ho un responsabilità qui io. E continua. Arriva un altro ebreo, Moishe Lipinski, pazzo, ci stai rovinando tutto. E lui, vengo, basta. E continua. Finché a un certo punto, dopo una ventina di ebrei che sono venuti, arriva il Messia. Si staglia la sua bellissima figura luminosa, proprio nella cornice della porta dello studiolo, del buchhalter, del contabile Moishe Lipinski. E il Messia dice a Moishe Lipinski, Moishe Lipinski, se la cosa non ti disturba troppo, sono il Messia. Ti piacerebbe dirmi quanto tempo ti dobbiamo ancora aspettare? Il contabile Moishe Lipinski si abbassa un po' di più gli occhiali, lo guarda di sottecchi e gli fa, ma senti, senti da che pulpito viene il predica. Ecco, vedete, c'è qualcosa di davvero importante in questo Midrash per capire, uno, che il ridere non spiace al Santo Benedetto, ammesso che gli arrivi, e che il ridere è una manifestazione dello spirito umano che può raggiungere vette inimmaginabili, può sciogliere enigmi degni del nodo gordiano. Sentite questa che è folgorante. Moishe le domanda a Yankel, Yankel, tu che sai più di me, dimmi, l'uomo vive dall'esterno all'interno o dall'interno all'esterno? Yankel dice, Moishe, visto che me lo domandi così, io ti posso solo rispondere sì. E dunque questo è il nostro, la nostra riflessione. Scusatemi che io sono chiacchierone e un po' siamo arrivati. Se avete qualche curiosità, qualche domanda e non siete troppo affamati, abbiamo marcato il nostro tempo e prima di darvi la parola, se avete piacere di prenderla, io vorrei solo ancora raccontarvi l'ultima storiella talmudica che vorrei ricordarvi fra le altre cose che gli ebrei hanno spesso processato l'Eterno, l'hanno anche condannato. Si parla di processi avvenuti anche nel lager di Auschwitz. L'hanno spesso processato e condannato. Perché davvero, lì l'interrogazione diventa talmente cogente, alla famosa domanda, dov'è Dio? Mi ha veramente destabilizzato la risposta di Elie Wiesel.
prima perché lui c'è stato in lager, ma non solo per questo. Quando gli hanno fatto una domanda durante una conferenza, lui ha detto: come sarebbe dove era Dio? Dio si faceva massacrare con la sua gente. È veramente, sembra una banalità, ma ha una profondità inimmaginabile. Quindi l'argomentare ebraico non si è fermato neanche davanti a Dio, mai. Ci sono anche molte storielle che lo testimoniano, del rabbino hassidico che parla con Dio e dice: ma cosa fai lì tu? Qui non va niente, siamo poveri, perseguitati, affamati, c'è stato il freddo terribile, carestia, cosa stai facendo? Il rabbino è un uomo santo e soffre di dolori terribili, e perché è santo che soffre, e l'altro, il macellaio, è l'uomo più buono della terra, dà solo per i poveri, per sé tiene le parti più dure, e la sua famiglia lo insulta per questo, e tu dove sei? E poi gli dice: senti, domani è il giorno dell'espiazione, il famoso giorno di Kippur. Io ti dico una cosa, ascoltami bene, cerca di perdonarci i nostri peccati, perché forse, noi perdoneremo i tuoi. Capite? Quale livello di... E questo con un amore sconfinato, non con un... Bene, la storia talmudica è questa, forse me l'avete già sentita raccontare, ma vale la pena, per capire il ragionamento che porta a quale tipo di attivazione di processo dialettico. Un giovane laureato in filosofia va da un grande rabbino ebreo, ma di una famiglia di quelle secolarizzate. Il tipo di famiglia è che mandano il figlio al Trinity College, che è famoso, e lui torna ispirato dicendo: ho scoperto la Trinità. E il padre, questo Blumenthal, gli dice: per l'amor del cielo, David, noi siamo ebrei, crediamo in un Dio solo, e nella fattispecie noi Blumenthal non ci crediamo. Questo è questo tipo di famiglia. Lui va dal rabbino e dice: sa, rabbino, vorrei farmi un po' un'infarinatura di sapere ebraico. Insomma, fa chic, sa, io devo frequentare ambienti, farò la carriera. Ma dice: rabbino, tu hai studiato il Talmud, il Torah, conosci? Ma senta, rabbino, mi sono laureato in logica socratica, abbia pazienza, ho strumenti, davvero? Guardi, però da noi bisogna studiare. Senta, rabbino, sia cortese, che cosa le costa? Mi vuole fare un test? Faccia un test. Va bene, subito. Due uomini scendono nello stesso cammino. Uno ce l'ha la faccia sporca, l'altro ce l'ha la faccia pulita. Chi si lava la faccia? Siamo alle elementari, va bene come vuole lei, ma naturalmente quello con la faccia sporca ha sbagliato, figliolo. Quello con la faccia sporca vede che l'altro ha la faccia pulita, pensa avere la faccia pulita. E quello con la faccia pulita che vede che l'altro ha la faccia sporca, si lava la faccia. Sì, capisco. Ancora, prego, ancora un altro test. Va bene, figliolo, io sono qui per te. E allora due uomini scendono dal stesso cammino, uno ce l'ha la faccia sporca, l'altro ce l'ha la faccia pulita. Chi si lava la faccia? Ma l'abbiamo stabilito, rabbino. Non è quello con la faccia pulita. Sbagliato, figliolo. Allora, questo, quello con la faccia sporca, vede che l'altro ha la faccia pulita. Quello con la faccia pulita vede che l'altro ha... Quello con la faccia sporca vede che l'altro ha la faccia pulita e non si lava la faccia. E quello con la faccia pulita che vede che l'altro ha la faccia sporca si lava la faccia, ma quando quello con la faccia sporca vede che quello con la faccia pulita si lava la faccia, anche lui si lava la faccia, tutte e due si lavano la faccia. Ragazzo, rabbino, io forse sono stato un po' arrogante, ma mi conceda, la prego, ancora un test. Va bene, figlio, due uomini scendono dallo stesso cammino, uno ce l'ha la faccia sporca, l'altro ce l'ha la faccia pulita, chi si lava la faccia? Ma l'abbiamo stabilito finalmente, tutte e due, sbagliato, figliuolo. Quello con la faccia pulita, quello con la faccia sporca vede che l'altro ha la faccia pulita, pensa avere la faccia pulita e non si lava la faccia, ma quando quello con la faccia pulita vede che quello con la faccia sporca non si lava la faccia, pensa che non vale la pena di lavare la faccia, nessuno dei due si lava la faccia. Il ragazzo è atterrito. Che umiliazione, dice rabbino, ma lei mi darà l'ultima domanda, mi dia una chance. Ma va bene, figliolo, non c'è problema. Due uomini scendono dallo stesso cammino, uno ce l'ha la faccia sporca, l'altro ce l'ha la faccia pulita. Chi si lava la faccia?
Ma rabbino, abbiamo appena stabilito secondo il che nessuno dei due. Senti figliuolo, come puoi pensare che due uomini scendono dal stesso cammino, uno ce l'ha la faccia sporca e l'altro la faccia pulita? L'intera questione è un'idiozia, continua a studiare la logica socratica. Grazie, siete molto generosi.